Sono una serie di incontri, di confronti con coloro che vivono o hanno attività commerciali nelle zone interessate da lavori per illustrare lo stato avanzamento dei lavori, recepire idee, proposte, suggerimenti, raccontarvi anche in modo più tecnico e in dettaglio lo stato dell'arte attuale e qual è il cronoprogramma dei lavori per il futuro. Sono interventi, credo che oggi, come dire, sia più facile illustrare il progetto del corso Vittorio Emanuele in relazione al fatto che non stiamo più discutendo di immagini, rendering cosiddette, slide, fotografiche, ma è facilmente comprensibile che cosa accadrà, nel corso guardando quello stato attuale di Via Garibaldi. Perché? Né più né meno, l'idea di riqualificazione che riguarda il corso Vittorio Emanuele è in sintonia con gli interventi che stanno avvenendo in altre parti della città. Dico brevemente due questioni di contesto, come dire, preliminari rispetto alle questioni di dettaglio del corso Vittorio Emanuele. Cioè, com'è che siamo in grado oggi di garantire interventi pubblici a Cagliari, caso più unico che raro in Italia, salvo Milano che ha ottenuto ingenti risorse, finanziamenti e di conseguenza appalti e lavori in relazione all'Expo, che non è strettamente riconducibile al comune di Milano, ma è un evento a carattere internazionale e mondiale con una partecipazione in termini di risorse dello Stato predominante rispetto alle risorse del comune ovviamente di Milano. Quindi al netto di Milano il comune di Cagliari si colloca al secondo posto come stazione appaltante in Italia. Abbiamo 280 milioni di euro in cassa, quasi 500 milioni di piano triennale delle opere pubbliche dovuto a una pulizia del bilancio, e cioè l'eliminazione di tutte le spese non indispensabili, superflue, in qualche caso sprechi, grazie al fatto di aver partecipato a tutti i bandi possibili e immaginabili e avendo salvato le risorse europee che erano in definanziamento nel 2011, cioè 150 milioni all'incirca di risorse europee che stavamo restituendo all'Europa per carenza di progettazione, progettazione totalmente mancante, tempi non rispettati, eccetera, eccetera. Vado veloce. Questo quadro di risorse europee, statali, regionali e del Comune consente di intervenire su un ambito che va ben oltre la riqualificazione pure semplice di alcune zone, strade della città, ma ha una dimensione molto più estesa, tanto che è interessata a gran parte della città, più interventi sulla manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi nelle zone non interessate da interventi complessivi di riqualificazione, per un ammontare l'intervento ordinario di 15 milioni di euro rispetto a questi interventi straordinari che sono suddivisi e articolati, che guardano a quale futuro, a quale sviluppo della città, migliorare il più possibile la vita delle cittadine e dei cittadini cagliaritani, le condizioni di vivibilità, oltre che di percorribilità delle strade, dei marciapiedi, delle piazze. Restituire quindi spazi ai cittadini e sottrarre asfalto e lamiere dalle strade per avere una situazione di livello di inquinamento ambientale, perché ovviamente questo elemento non va sottovalutato. Tenete conto, oggi si può dire, ma la chiusura al traffico di una porzione di Villanova sarebbe stata necessaria e indispensabile perché il livello di inquinamento nelle strade strette di Villanova era tale da dover costringere noi ad adottare addirittura provvedimenti di divieto d'accesso, se non addirittura di targhe alterne, cosa più unica che rara a Cagliari, tenendo conto che non era mai accaduto. Quindi, abbattere l'inquinamento vuol dire anche non avere conseguenze il giorno dopo e valorizzare il più possibile il centro commerciale naturale.
cioè consentire alle persone di frequentare luoghi della città, migliorando le condizioni di vita di chi abita e migliorando le condizioni di vita di chi lavora e opera nei locali commerciali, invogliando le persone a comprare, percorrere, frequentare le vie della città e il commercio nella zona nella città e non fuori dalla città. Questo, come dire, un aspetto. L'altro elemento è, ovviamente, adesso vedete gli interventi, collegare anche parti della città scollegate tra loro, la via Manno, via Garibaldi, il Corso, che ancora oggi le vie più importanti, un serpentone di abitazioni, di commercio che si snoda nella città, che erano quelle, però dopo le riqualificazioni nei quartieri storici di Stampace, Marina, Villanova e Castello, le vie con maggiori problemi e anche questioni evidenti di degrado. L'intervento più consistente è ciò che non si vede, e cioè che sta sotto il piano di calpestio, sotto la pavimentazione, perché questi interventi non sono solo di sostituzione del manto stradale con una pavimentazione più bella in granito, ma sono interventi indispensabili per sostituire le condotte, in alcuni casi del 1920, che non hanno la separazione tra acque bianche e acque nere. Chi vive nel corso sa che il dislivello, quel fosso che si è creato a metà del corso, poco prima del Palazzo Sorcesco, mi pare, non è dovuto al fatto che la città stia sprofondando, ma al fatto che le condotte di Abanoa sono in condizioni tali che l'acqua continua a scavare sotto e comporta il dilavamento e quindi l'implosione del manto stradale, e quindi rischi anche per la sicurezza. E così tutto il corso Vittorio Emanuele, era così via Sassari, via Giovanni Maria Angioi, via Garibaldi, via Manno, insomma, tutte le vie non interessate da lavori per la separazione di acque bianche e acque nere, che comporta una serie di difficoltà, porta con sé una serie di altre problematiche legate ovviamente alle infiltrazioni d'acqua nei locali al pian terreno e quindi poi di conseguenza all'umidità di risalita negli appartamenti, al primo, al secondo piano, problematiche relative ai fiumi che si formano nelle vie perché le condotte non hanno la possibilità di raccogliere l'acqua piovana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi gli interventi, come dire, più importanti, compresa ovviamente l'illuminazione, eccetera. Interverremo, saremmo potuti partire anche prima con i lavori, però ovviamente la concentrazione già di lavori pubblici in città oggi già determina dei disagi, e così anche quando si rifà il bagno a casa è chiaro che i lavori pubblici determinano disagi. Quindi concentrare Largo Carlo Felice, il Corso, via Giovanni Maria Angioi, via Sassari, il Largo, via Manno, piazza Ienne dove dovremmo intervenire, via Santa Margherita dove siamo intervenuti, via Roma, piazza Matteotti dove abbiamo le risorse e possiamo intervenire, ma stiamo rallentando proprio in relazione ai lavori nel contesto. Troppi lavori contemporaneamente, già sono tanti, ma potremmo avere il doppio dei lavori attuali, per intenderci. Quindi stiamo rallentando per non rovinare la vita a tutte le cittadine e cittadini cagliaritani, ovviamente ai commercianti. Detto questo, quindi, che c'è un disegno molto più ampio, no? Di riqualificazione, io mi limito a questi aspetti. Non so se ci sia, come vogliamo andare avanti. Ci sono i dirigenti del comune e i responsabili del cantiere. È presente l'assessore Marras, che è vice sindaco e ha le deleghe sui lavori pubblici e sul patrimonio. Oltretutto abita in via Mameli, quindi è vicina di casa anche del guarda Palazzo Sorcesco, l'appartamento del vice sindaco. L'assessore alla viabilità Mauro Coni, che non abita nel corso. Barbara Argiolas, che è assessore alle attività produttive e al turismo, il presidente della commissione lavori pubblici, il presidente della commissione viabilità, membri Guido Portoghese, Maurizio Chessa, Tanino Marongio, che è il signore con i capelli bianchi,
che è un consigliere comunale, c'è un, Matteo Lecis Coccortu, che è residente lo stesso in zona. L'invito a tutti voi, ai cittadini residenti e ai commercianti, è di rivolgervi per ogni questione o al direttore dei lavori o al dirigente o agli assessori, ai consiglieri comunali, non ai singoli operai che hanno una percezione e conoscenza del complesso parziale.